Buongiorno ragazzi e bentrovati di nuovo sul mio canale. In questo video andremo a realizzare il polish a dei fari di una Renault perché si sono appannati e non si riesce più a vedere né la strada di notte e anche come parte estetica non sono molto belli da vedere. Ve li faccio vedere qui, praticamente guardate, si sono appannati, ha preso acqua, sole, quindi sono diventati un po' brutti e per realizzare questo lavoro io vi faccio vedere quello che mi sono preparato: una lucidatrice, una roto-orbitale e si parte con la P600, 800, 1000, 1500, 2000 e infine 3000. Dopodiché faremo con pasta abrasiva della 3M, non sto facendo pubblicità, sto solo facendo vedere quello che utilizzo. E poi ho preso sempre su Amazon questo Polish Perfect Finish della Sonax. Qui ho un po' di nastro con il cellophane in modo da coprire bene la carrozzeria. Quindi oggi vediamo questo lavoro come va fatto. Allora, come prima cosa, se la macchina è sporca, io uso uno sgrassatore. Non arriva più. Su. Con questo sgrassatore, ragazzi, vado a pulire. Se la macchina non è bella pulita, daremo una bella pulita anche sulla parte di carrozzeria dove andremo ad attaccare il nastro adesivo. Allora, io partirò prima con la roto-orbitale con la P600 e state attenti, cioè nel senso, io vado con la roto-orbitale dove mi permette, se magari si arriva negli angoli, si tira via e si fa a mano un po', in modo da non andare a contatto col cellophane. Quindi si può fare anche a mano. Arrivato a 800 utilizzo anche l'acqua, spruzziamo un po' d'acqua e carteggiamo e vediamo che viene molto meglio, anche perché in questo modo non si fanno più i grumuli, quelli della vernice, della plastica, non li vediamo più perché l'acqua ammorbidisce e guardate come viene bene. Questo qua le trovate sempre su Amazon, vi lascio il link in descrizione, sono economici. Adesso ragazzi, con la lucidatrice, un tampone semiduro, morbido, di questo qua in spugna, andrò a stendere un po' di pasta abrasive, mi è saltata, un po' di pasta abrasiva, in questo modo. E buttiamo un po' dappertutto. E adesso con la nostra lucidatrice andiamo a fare questo lavoraccio. Cosa importante che non vi ho detto, praticamente arrivati a 800 spruzziamo con l'acqua e magari gli diamo più passate in modo che vediamo proprio toccando che è diventato liscio. Passato alla pasta abrasiva avete visto sempre due o tre passate in modo che è venuto bene. Con lo stesso straccio gli do una pulita così, senza diventare matto.
E già il risultato è abbastanza incredibile. Quindi il prossimo step, cambiamo un po' panno e utilizzerò il Sonax e faremo anche questo polish, perché se no non ci possiamo rendere conto. Questo polish dà anche una protezione, possiamo farlo sia sulla vernice, sulla carrozzeria, possiamo fare da tutte le parti. Gli daremo una mano anche con questo. Cambiamo però il pad, ne mettiamo un altro. Li avevo numerotati così perché è in base alla durezza. Questo qua è il primo, è il soft, e questo qua era un 2. Se riesco a toglierlo, perché ecco, questo qua era un 2. E mettiamo questo. Allora, siccome questa qua non l'ho ancora fatta, l'ho lasciata indietro per farvi vedere un po' la differenza. Non so se si riesce a notare com'era prima e com'è adesso. Abbiamo finito questo lavoro, c'è stato un po' da carteggiarlo, ovviamente tutto questo sforzo ha ripagato il lavoro, perché abbiamo visto insieme com'era e com'è diventato. Se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti, e se non ti sei ancora iscritto iscriviti, questo qua è un canale che tratta il fai da te, e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!